Renzi torna in Italia dicendo che ha vinto la partita con la Merkel, che la flessibilità ci garantirà la possibilità di spendere, e voi siete in piazza per un controsemestre. Soliti gufi? No, è che Renzi racconta un mucchio di balle. La cosa della flessibilità è già stata definita esattamente, l'ha fatto la Merkel ed è chiaro da oggi, e cioè non cambia l'obiettivo, e cioè il raggiungimento degli obiettivi del fiscal compact, del Maastricht e tutto il resto. Quindi non cambia l'obiettivo, c'è qualche margine piccolo nella gestione, nel viaggio che ci porta all'obiettivo sbagliato. I margini sono così stretti che nel 2015 ci sarà comunque il pareggio di bilancio per l'Italia. Quindi praticamente Renzi non ha ottenuto nulla ed è pure balle da teatranti quelle che racconta. In più, sia a lui che alla Merkel gli va bene di fare il gioco delle parti. La Merkel quella che fa quella che difende il rigore, e lui quella che chiede di poter spendere di più, perché ognuno delle due propagande va bene per l'elettorato, per la Merkel quello tedesco e per Renzi quello italiano. Quindi loro fanno puro teatro, puro gioco delle parti tra loro due, e in più il risultato vero è che si va sugli obiettivi che voleva la Merkel, che Renzi condivide, e non si cambia quindi nulla. Stiamo parlando forse di 1-2 miliardi, cioè fettecchie, è veramente una presa in giro. Prevedete che si sgonfi il 40% di Renzi? Nell'immediato forse no, ma in prospettiva sicuramente sì, perché il punto vero è questo: tu puoi fare l'ADC quando hai le basi materiali per fare l'ADC, puoi giocare a fare Peron quando c'hai lo sfondo dello sviluppo economico straordinario dell'Argentina sullo sfondo dello sviluppo capitalistico del dopoguerra, ma fare il peronismo coi fichi secchi è terribilmente più difficile. Continuare fino al 2018 a inventarsi scoop da 80 euro con costi allegati sarà un'impresa impossibile, e quindi i nodi verranno al pettine tutti. Il vero problema è che quando verranno al pettine ci sia in campo un'opposizione di sinistra di classe capace di dare una prospettiva di alternativa anticapitalistica alla consumazione di consenso del renzismo, altrimenti sarà Grillo a capitalizzare sul suo versante, e temo che sia un versante ancora più reazionario di quello di Renzi. Dentro la sinistra, di cui si parla sempre di una possibile unità, però c'è ancora grande confusione e discussione. Sinistra e Libertà si spacca, o comunque ci sono delle fuoriuscite importanti verso il PD, c'è chi dice che non esiste nessuna più prospettiva di centrosinistra, molte delle forze che sono qui chiedono la rifondazione di una sinistra contro il PD. Cosa ne pensa il Partito dei Comunisti Italiani? Il Partito dei Comunisti Italiani innanzitutto prende atto di una realtà: centrosinistra classico a livello nazionale non esiste più. Il PD, per sua responsabilità della rottura, governa con il centrodestra, fa la riforma dello Stato, l'antiriforma dello Stato con Forza Italia, per cui purtroppo da questo punto di vista, anche se l'ha pagato un grosso prezzo. Dal punto di vista dell'unità della sinistra, secondo me bisognerebbe anche qui prendere atto della realtà che esiste in Italia e della storia dell'Italia. Se si vuole creare un polo autonomo della sinistra, bisognerebbe ripartire da una unità nella diversità, perché le scorciatoie non funzionano. Ognuno giustamente è geloso della sua autonomia, ma questa autonomia deve essere messa a disposizione di un progetto. E il progetto, secondo me, è quello di una sinistra autonoma, di un polo plurale della sinistra, non contro qualcuno, ma autonomo, che se necessario possa condizionare e far cambiare la politica di altri, ma al tempo stesso che sia capace di essere autonomo con le sue gambe. Il problema vero riguarda un po', come dire, la coscienza della sinistra italiana, del movimento di classe italiana, che sulla questione dell'Unione Europea non si decide a prendere una posizione. Noi pensiamo appunto che la posizione della rottura dell'Unione Europea è la posizione più corretta da assumere in questo contesto. Molto si discute anche della moneta, voi siete per l'uscita dell'euro? Noi siamo per l'uscita dall'euro, ma non per un ritorno alla dimensione nazionale. Noi abbiamo fatto una proposta politica dell'area euro-mediterranea, una proposta che trae ispirazione dall'area dell'Alba dell'America Latina. Ovviamente sono contesti diversi, ma
diciamo che quest'area euro-mediterranea ha delle potenzialità che, se vengono lasciate alla gestione del nord Europa, in particolare la Germania, vengono impedite e vengono poi capitalizzate appunto dai grandi potenze finanziarie europee. Voi del Partito Comunista pensate di farlo in questo percorso insieme alle altre forze che sono qui in piazza? Ma noi chiaramente valuteremo tutto questo. Certo, oggi c'è bisogno di un'opposizione molto forte, ma ripeto, la questione fondamentale è che l'opposizione sia tenuta nei luoghi di lavoro, nei luoghi di studio, che coinvolga effettivamente i lavoratori. Noi pensiamo a una politica in questo momento di alleanze sociali che è fondamentale, cioè ripartire dalla centralità del conflitto capitale-lavoro, dalla centralità delle questioni del lavoro in questo momento, e chiaramente legando a tutto questo tutta la situazione di fasce sociali deboli che vengono proletarizzate, che vengono distrutte da questa crisi e dalle politiche dell'Unione Europea. Una delle punti di piattaforma di questa manifestazione è la rottura dell'Unione Europea e quindi anche l'uscita dall'euro. Voi cosa ne pensate? Ma sì, la questione, diciamo, non è semplicemente euro sì e euro no posta in termini semplicistici. Noi siamo contrari all'euro in quanto la mancanza di sovranità monetaria comunque impedisce qualsiasi politica di altro tipo, ma l'importante è andare alla radice di quella sovranità in sé, cioè chi esercita la sovranità. Il conflitto maggiore chiaramente è quello tra capitale e lavoro. Chiaramente, partendo da questo, non si può che essere contrari all'idea che la moneta venga gestita dai tecnocrati di Bruxelles sulla base degli interessi dei grandi monopoli, e quindi certamente contrari all'euro, ma ripeto, la questione fondamentale è andare alle radici di tutto questo. Sei stato all'interno delle istituzioni europee, le hai viste da vicino, il giudizio che ne dai è anche alla luce degli ultimi trattati, delle ultime decisioni. Adesso c'è un'altra Europa completa, è successo qualche cosa che noi non abbiamo visto, non abbiamo capito, è avvenuto sulla nostra testa perché noi eravamo guidati male. Questa è la mia opinione. Noi eravamo guidati da una sinistra che non faceva più nessuna analisi dello stato dei rapporti di forza nel mondo, per cui le grandi masse popolari italiane non sono state neanche avvertite di quello che stava succedendo. Quello che stava succedendo è un cambio istituzionale. Il potere è passato dalle mani degli stati alle mani delle banche. Questo è quello che è accaduto. Quindi molto peggio che un colpo di Stato, è una rivoluzione fatta dai banchieri. Allora, questa Europa così com'è certo non può funzionare, non può esistere, ma io sono favorevole, sono contrario a tutti quelli che dicono via dall'Europa per distruggere l'Europa. Io non sono d'accordo. Noi abbiamo bisogno di un'altra Europa, democratica, forte, capace di agire sul piano internazionale. Le vicende adesso di Ucraina, io sono qui essenzialmente anche per questo, dicono che non sarebbe stato possibile il colpo di Stato in Ucraina se l'Europa fosse stata un'Europa democratica. La vostra organizzazione, a differenza di molte altre che sono qui oggi in piazza, ha aperto un'interlocuzione, anche più di un'interlocuzione, col Movimento 5 Stelle, con Grillo. Adesso come la vedete quando Grillo apre il tavolo con Renzi? Allora, diciamo che noi non è che abbiamo aperto un'interlocuzione con Grillo, perché Beppe Grillo non è il nostro referente. Il nostro referente sono i lavoratori, i precari, i disoccupati, che sono anche organizzati nel Movimento 5 Stelle, e sarebbe da ottusi farne sostanzialmente di tutta quanto un'erba un fascio, etichettandole a secondo di quelli che sono gli exploit di Beppe Grillo oggi, domani o ieri. La realtà è ben più complessa e contraddittoria. I nostri interlocutori sono sicuramente i meetup territoriali che intervengono nelle mobilitazioni ambientali, nelle mobilitazioni sul lavoro, le mobilitazioni per la casa. E questo è quello che noi diciamo al Movimento 5 Stelle, è questo quello su cui dovrebbe concentrarsi, e critichiamo apertamente e pubblicamente il fatto che, chiaramente, chiudendosi in Parlamento a fare la politica all'interno delle commissioni non serve a molto, non serve andarsi a sedere al tavolo con Renzi, serve ragionare seriamente, e se il Movimento 5 Stelle vuole dare un contributo a cambiare le cose deve sedersi a tavolino con gli organismi operai popolari, ragionare e promuovere il loro coordinamento per la costruzione di un governo alternativo se seriamente vogliamo cambiare le cose. È impossibile, secondo me, rompere l'euro con un'uscita a livello nazionale. Io non vorrei annoiare chi mi sta ascoltando,
però per esempio c'è ormai un'integrazione assoluta fra l'industria italiana e l'industria tedesca, soprattutto a livello per esempio metalmeccanico, della metalmeccanica, dell'industria metalmeccanica, e dunque credo abbastanza impossibile che l'Italia possa uscire come sistema produttivo dall'Unione Europea senza pagare un forte prezzo, ma questo non significa accettare però quello che le classi dirigenti vanno dicendo, cioè appunto che l'unico modo di vivere, l'unico modo di produrre, l'unico modo di organizzare la società e i servizi pubblici sia quello dell'Unione Europea. Io penso che noi dobbiamo invece avere una lotta, un movimento popolare, perché si rompono i trattati. Rompere i trattati significa che bisogna contrapporre, questa è la mia idea, ai trattati una Costituzione europea, ai trattati decisi dai governi una Costituzione elaborata attraverso un'assemblea costituente europea, e quindi l'indicazione della rottura dell'euro, della rottura dei trattati è giusta, cioè noi non possiamo più tollerare che l'oligarchia europea comandi le vite di 500 milioni di persone.